Non siamo soli, non siamo soli nel cammino di scoperta della speranza che ci viene proposto dalla Chiesa, ma non solo dalla Chiesa, ma anche dalla saggezza umana che abbiamo dentro di noi. Non siamo soli perché, come Papa Francesco ha detto e che noi abbiamo ripetuto ieri, il mondo è fatto di tanti uomini che hanno aperto brecce, che hanno costruito ponti, che hanno aperto brecce di speranza, brecce di vita, che hanno aperto nuovi orizzonti. Spesso nella saggezza popolare noi abbiamo imparato, soprattutto dai nonni e dagli anziani, che quando ci capita qualcosa di brutto, qualche esperienza, diciamo, dolorosa, loro dicono sempre: guarda a chi sta peggio di te. Certo, questo non è che risolve i problemi, oppure molte volte potrebbe anche indispettire, perché la persona in quel momento è presa dal suo dolore, dalla sua fatica, dalla sua disperazione, dai suoi problemi. E sentirsi dire, o cercare, come dire, sentirsi dire di volgere lo sguardo agli altri non mi sembra, come dire, tanto intelligente, perché in quel momento io voglio che gli altri volgano il loro sguardo su di me. Ma quelle parole contengono il segreto della felicità. Cioè, guarda gli altri, guarda il dolore degli altri, ma anche al modo con cui hanno superato, hanno affrontato o hanno vissuto il dolore, le difficoltà, i problemi della vita, la mancanza di un lavoro, un lutto improvviso, un problema del figlio, un problema di coppia, eccetera, eccetera, eccetera. Noi spesso, senza rendercene conto, costruiamo ponti, apriamo brecce con le nostre esperienze di vite, anche con la nostra poca fede. Molte volte noi siamo motivo di speranza per gli altri. Ma se è giusto che gli altri riconoscano in noi questo nostro essere coloro che aprono brecce, coloro che fanno vedere orizzonti più vasti, dall'altro lato è giusto che noi non dobbiamo avere dentro questa totale consapevolezza, perché non possiamo porci come maestri di speranza. Chi si definisce maestro può darsi anche che lo sia, ma la cosa più vera, più autentica, è che io o tu siamo riconosciuti da altri come testimoni, come maestri, come coloro che possono e sanno dare motivi di speranza, altrimenti poi facciamo passare la speranza per l'orgoglio o per la vanagloria personale. Quindi saper guardare in questo nostro camminare verso la speranza, con la speranza, saper guardare anche agli altri che ci hanno preceduto oppure che sono vicino a noi. Persone che hanno saputo, ripeto, come ha detto Papa Francesco, aprire nuove brecce di speranza e costruire ponti di amore e di fede. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!